Dopo aver digerito l'agnello pasquale, le borse sono tornate a mostrare segnali di incertezza. Le principali piazze europee hanno mostrato guadagni marginali, con il nostro indice che sia ieri che oggi ha sgroppato al rialzo. La faccia del nostro mercato è quella del doppio massimo, quindi ovviamente attendiamo eventuali rotture dei massimi relativi precedenti prima di suonare nuovamente le trombe del rialzo. E le borse americane hanno atteso i dati sull'inflazione sul CPI ieri e oggi ci sono nuovi dati sempre sull'inflazione e domani avremo le vendite USA. Non sono dati molto importanti, per cui soprattutto le vendite domani non riusciranno a condizionare l'andamento delle piazze finanziarie. Io sono Emilio Tomasini, sono l'autore del Sistema di Trading Tomasini, un bestseller di analisi tecnica e trading system che sta andando letteralmente a ruba e che puoi trovare il link per comprarlo qui sotto. Noi lo offriamo a 27 euro al prezzo di copertina e ti regaliamo l'altro mio bestseller prima della pubblicazione di questo libro, che sono i DVD di formazione del grande corso Riuscire in Borsa. Questo pacco ovviamente è a disposizione di tutti quelli che vogliono approfondire le informazioni che forniamo ogni giorno su emiliotomasini.it. Se stai con me ti farò vedere tre azioni che, nonostante le incertezze macro e le incertezze delle borse, potrebbero dare qualche soddisfazione. Stai con me. Presentiamo subito un'azione che ha attirato la nostra attenzione in tempi non sospetti, è un'azione non troppo liquida, Salcef, quotata a Borsa Italiana, e voi vedete che quest'oggi ha fatto quello che tutti i bravi analisti tecnici sognano, cioè ha fatto la fase rialzista, ha fatto l'uncino e ora si sta avvicinando verso i massimi con un bellissimo incremento di volumi, sicuramente un'azione da seguire con grande attenzione, da comprare a chi piace freddo, a chi piace caldo, alla rottura dei massimi oppure adesso piazzando comunque lo stop loss al di sotto del minimo relativo. Questo è il primo titolo che ci sentiamo di segnalare. Secondo titolo che ci sentiamo di segnalare è Leonardo, bellissimo breakout del massimo relativo precedente, tra l'altro con incremento di volumi, e quindi adesso, magari non adesso, ma in una fase di ritracciamento domani, se torna a cavallo di quegli 11,50 da cui è partito, è sicuramente un'opportunità di acquisto. Ci piace moltissimo Brembo, che vedete, ha fatto questo sgambettamento al di fuori del doppio minimo, è tornato in maniera ragionevole sulla resistenza diventata supporto e qualora dovesse andare a portare via i nostri 14 euro saremo pronti col ditino sul pulsante di buy. Ovviamente se vuoi sapere come andranno a finire questi trade puoi provare per 7 giorni free l'indipendente di borsa su emiliotomasini.it. Troverai di nuovo qui sotto all'interno dell'articolo sul giornale.it il link per ottenere la prova. Devi dare il tuo numero di telefono e l'email, riceverai un codice per poter accedere gratuitamente per 7 giorni. Ovviamente ti ricordo la mia pubblicazione Sistema di Trading Tomasini e alla prossima volta.